Avanziamo. Giochiamo con Tigre o con gli altri? Gru l'abbiamo già fatto. Abbiamo già fatto una sezione La leggenda del con guerriero dragone è Mantide. antica ed epica. È avvolta da misteri che confondono la mente e da leggendari insegnamenti del Kung Fu da parte di magnifici maestri d'altri tempi. È anche l'unica in cui una buona zuppa di spaghetti gioca un ruolo fondamentale. Nonostante tutto ciò, il guerriero dragone stentava a credere nell'universo, nella profezia e in se stesso, mentre affrontava la sfida più grande. Eh beh. Basta, sto giro solo due righe. Vediamo qual è questa sfida più grande. Affrontiamo già Tai Lung o dobbiamo ancora arrivarci? La battaglia finale, sì, affrontiamo Tai Lung. Effettivamente però Tigre l'avevamo già usata all'inizio, nel secondo episodio. Mancava solo Scimmia. Il guerriero dragone ha preso la pergamena. Sarà già dall'altra parte del mondo a Eh quest'ora. già. Non avrai mai quella pergamena, Tai Lung. Ehi! Mai. Scale. Pu, cosa stai facendo? Lascialo andare. Oh, chi sei? Non ti ho già. Amico, io sono il guerriero dragone. Tu? Lui? Ma è un panda. Cosa farai, grassone? Ti siederai su di me? Ha ragione, però. Non tentarmi. Nah, penso che userò questa. Dai! Ma per favore. Dai, le ho mancate tutte queste. Presa, perfetto. Wow. Sconfiggi Tai. Minchia che male. Dai. Sfida fra animalozzi. Ma io devo continuare a combattere a panzate? Allora, ammetto che forse... Sono venuto un po' impreparato per questa battaglia. Dai! Forse devo... Esatto, solo usare... la combo triangolo. Ho finito il mio ki. Di nuovo. Ho finito il chi e il cibo. Ma dai. Minchia che male. Ok, devo un attimo. Esatto, recuperare tutto quanto. Però ho usato per bene la contropanzata del panda. Effettivamente, nonostante fossi impreparato, abbiamo giocato per bene. Shashabui! Shashabuia. Ma vai a far culo. Yeah.
Ti sei andato a mettere nell'angolo, bravo micione. Ogni volta che lo metti all'angolo, lui si muove. Dai, era ancora in forma di palla. Bravissimo. Minchia, che colpo. Questo è stato forte. E di nuovo sti lupi del cazzo. Eh? Ehi! Cioè, non te l'ha fregata Tai Lung, non te la vale. Fai rubare. Non puoi apparire così e rubare le pergamene alla gente. E c'ha ragione. Ok. Occupiamo questo tempo per recuperare giustamente il ki. Sperando che ce ne sia esatto un po' dentro le casse anche. Aspetta. Che sciasciabuglia. Vieni qua. Sai cosa? Battaglia a bastonate? È questo che vuoi? Vieni qui. Dove apparirà? Morto? Finalmente. Mamma mia, sti lupi. Mamma. Ah, siamo arrivati nella zona della prova. Ora porterò a compimento il mio destino. Oh, 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 sì! Ok. Pensa che strano, siamo passati inizialmente dal combattere solamente cinghiali al combattere solamente lupi. Mosse simili. Ecco fatto. Madonna mia, se siamo bravissimi. Morti tutti? Oh, che bello. Non c'è nulla. Non ci arriva, vero? Cosa? Il potere non deriva da un pezzo di carta. L'ingrediente segreto non esiste. Viene da dentro. Che dobbiamo fare? Wow! Non puoi sconfiggermi. Sei solo un grosso, grasso panda. Non sono un grosso, grasso panda. Io sono il grosso, grasso panda. C'ha ragione. Congratulazioni. Hai ottenuto la tecnica della super pancia d'acciaio. Usala per sconfiggere Tai Lung. Va bene, signore. Fammi solo vedere se la super pancia d'acciaio... No, è sempre la panzata normale. Va bene. Dai. Ecco fatto. Dove è andato? Arrivo, Taifung.
smettila di scappare, ma tardo. Vieni qua. È volato via? Combattimento finale con musica epica per il grosso grasso panda. Ah, di nuovo. Forza, vieni da me. Nanku, mamma mia quanto mi stai sulle palle, Tai Lung, smettila. Vieni qua. Chi ha colpito prima l'altro? Secondo me non ci siamo colpiti a vicenda. Mamma mia, quanto mi stai sulle palle, smettila di muoverti. Ho bisogno di un po' di C. Oh sì! Dai, vieni. Dai, su, 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 su. Oh, e finalmente. Mamma mia. Non la finiva più di schivare, mi stava... E siamo di nuovo qua. Mamma mia, Tai Lung. Hai rotto il cazzo, smettila di muoverti. Dov'è? Vieni qua, micione. No, ma po', vai un po' più piano, mi raccomando. Vai un po' più piano. Magari un colpo alla volta ce la facciamo, che dici? Però, ecco, ho bisogno di un po' di chi. Ho bisogno di un po' di chi, se no non posso contrattaccare. Kamehame! Ha! E certo! Kamehame! Ha! E che palle! Bisogno di un po' di cibo. Benissimo. E anche un po' di C oltre al cibo. Ora Tai Lung se l'è presa sul personale e sta menando forte. Allora, esatto, datemi un po' di C, people. Bisogno di un po' di più, mi sa. Dobbiamo continuare a muoverci finché il C non ci viene droppato dal cielo. Eccolo qua, infatti. Ecco qua. Tai Lung, ti devi stare fermo.
perché sennò non andiamo più avanti qui. Datemi il C. Perfetto. Così un'altra panzata, abbiamo il tempo di farla. Forza, forza, vieni che ti aspetto. Dai. Ancora un pochino. E quando mai? Mamma mia, devi smetterla di muoverti, ti giuro. Vieni qui, che ti devo spaccare la faccia. Oh, finalmente. Aia, che male. Che dolore. C'è da dire che in un combattimento reale, a questo punto sicuro almeno qualche dentino gli sarebbe saltato. Wow, questo l'ho quasi sentito. Complimenti. Madonna. Scattush! La presa delle dita Vuxi. Sai come funziona questa presa? E sai anche che la cosa più difficile di questa presa è uscirne. Shifu non ti ha insegnato quella presa. L'ho imparata da te. Io l'ho imparata da solo. Ma è tutto qui? Ma dai! Che finale terribile! Scattush! Cioè, l'ha fatto saltare in aria! Uè. Eh sì, cos'è? Un western! È arrivato la divinità panda! Stavo per dire tutt'altro, che poteva sembrare brutto! Mio figlio è un talento del Kung Fu. Eh già. Con quei poteri potremmo gestire due ristoranti. O magari aprire una catena. Eh già. È stato difficile battere Tai Lung. Perché continuava a muoversi. Si dice che il guerriero dragone trovò infine la via quando capì che doveva guardare nella direzione giusta. Dentro di sé. Ma dov'era il maestro Shifu? Il guerriero dragone cercò e cercò il suo maestro, fino a quando non lo trovò, in comunione con l'universo, o mentre meditava, o schiacciava un pisolino, più o meno. Il maestro Shifu sembrava quasi felice. Era un po' strano, ma dopo aver sconfitto Tai Lung, cacciato i cattivoni dal villaggio e ripristinato... Ma perché va così veloce? Il guerriero dragone voleva unirsi in meditazione al suo maestro. Ma perché io sono un modello 3D e lui è un disegno? Altri che avesse finalmente accettato il proprio destino. Tutti però concordano che subì un enorme cambiamento. Fortunatamente aveva un cambio di vestiti puliti e gli stavano benissimo. Fantastico! Ma non era finita per lui, né per il maestro Shifu, né per i 5 Cicù. No, no. C'erano ancora torti da raddrizzare e villaggi da salvare. Roba da leggenda! Ma questa è un'altra storia. Questo è un altro gioco, questo è un altro film. Allora, bello, bello, mi è piaciuto. I comandi, i potenziamenti, tutto gestito perfettamente. Questo però sembra un intro da Smash Bros. Tutto gestito magnificamente, che è difficile dire a volte che giochi del genere potrebbero avere un combat system anche così interessante. Certo, è pur sempre un gioco per bambini e devo essere sincero, in alcuni punti è stato comunque molto semplice. Ciò nonostante, a livello comunque di gioco è stato piacevole, è stato veramente piacevole.
L'ultimo combattimento è stato difficile, ma per il semplice fatto che Tai Lung ti fa un sacco di colpi veloci, ti devi ricordare che per fargli danno devi usare solo il triangolo, e cazzo continua a muoversi. E con questo abbiamo completato il primo gioco di Kung Fu Panda. Collezionabili rimasti uno solo? Vuol dire... Ah, mi dice in tutti i livelli cosa abbiamo mancato. Ecco, questo è l'unico cazzo di livello che non abbiamo fatto al 100%. E la cosa mi urta dentro. Abbiamo mancato un collezionabile anche nel sogno. Questa cosa mi urta, che questo è l'unico livello che non voglio rifare. Partiamo da questo presupposto. Non lo rifarò, perché la sezione in volo non è plausibile. Quindi, signori, è stato interessante. Ah, i concept art, che fighi. È stato davvero un bel gioco, ma la mia preoccupazione è una. Ci sono anche i trucchi, è vero? Esatto. Il 2. Io, conoscendo Madagascar 2, ora sono preoccupato. Io sono preoccupato che il primo sia stato bello e che il secondo sia una merda. In ogni caso lo scopriremo presto. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo alla prossima serie. Ciao a tutti!